Un caloroso benvenuto a tutti qui sul canale del TG Crypto, il posto dove alberga l'informazione quotidiana nel mondo delle criptovalute. Oggi parleremo del governo ucraino e della modifica al disegno di legge che introdurrebbe per l'appunto la regolamentazione per i pagamenti in criptovalute. Parleremo di BECT e dei nuovi prodotti che ha introdotto. Passeremo poi per Bitcoin e i nuovi massimi che ha registrato, arrivando al nuovo malware scoperto per Mac. Ma parleremo ovviamente anche della nuova strategia introdotta da Bitmain e da Ticketmaster, che vuole utilizzare gli smart contract per emettere i biglietti per concerti ed eventi. Per giungere infine ai due nuovi fondi dedicati al settore delle criptovalute, e giusto in conclusione parleremo anche della vicenda Matic e Binance. Quindi insomma una puntata molto corposa, ma prima di tutto la sigla. Eccoci qua dunque, partiamo subito con il Consiglio ucraino che ha introdotto una modifica all'interno del disegno di legge per la politica appunto contro il finanziamento al terrorismo. La modifica per appunto include la definizione di valute virtuali e ne regola l'utilizzo come sistema di pagamento ed investimento all'interno del paese. Secondo questa nuova proposta, che non è ancora diventata legge, le criptovalute potranno essere utilizzati per i pagamenti, ma in tal caso le parti dovranno palesarsi al governo, quindi bisognerà identificarsi, bisognerà quindi che gli utenti dicano: questa chiave privata appartenga a me. E nel caso in cui tali pagamenti dovessero superare i 1.300 dollari, 1.200 euro circa per transazione, in quel caso entrambe le parti dovranno dichiarare chi sono al governo e dovranno anche giustificare il fine del pagamento. Ma passiamo a BEC, che dopo aver lanciato i primi future con consegna fisica di Bitcoin, ora passano al lancio dei future e delle opzioni, sempre su Bitcoin regolate in contanti. La differenza fra due è quindi che, mentre nei primi, al termine della scadenza del contratto, che solitamente era giornaliera, all'utente, al cliente, veniva effettivamente dato un Bitcoin al proprio wallet, con i secondi verrà invece regolato in contanti, quindi gli verrà restituita la somma, in questo caso facciamo l'esempio dei dollari, secondo la quotazione di Bitcoin al giorno della scadenza di quel contratto. Stessa cosa ovviamente per le opzioni. Ed entrambi, quindi sia questi nuovi future, chiamiamoli nuovi, che le opzioni si baseranno sul prezzo di Bitcoin dei future invece regolati fisicamente, quindi quelli detti prima. Così facendo, BECT è il primo fornitore di questi due prodotti finanziari regolati dalla CFTC statunitense, anticipato di fatto il CME, che invece aveva lanciato i future Bitcoin con largo anticipo rispetto a BECT, che però ancora dovremmo aspettare per le opzioni fatte dal CME, che dovrebbero arrivare per gennaio del 2020. Arriviamo dunque ai nuovi massimi registrati da Bitcoin. In questo caso stiamo parlando non del prezzo, ma nel numero di wallet che contengono all'interno almeno un Satoshi. Stando ai dati di Coinmetrics, infatti, il numero totale sarebbe 28,39 milioni, il numero appunto di questi wallet, anche se, come spiegato poi all'interno dell'articolo che ho scritto per Bitcoin, questa metrica non è perfetta, potrebbe essere sovrastimata o sottostimata. Per maggiori dettagli, leggete l'articolo. Arriviamo quindi al nuovo malware scovato per i computer Apple, quindi i Mac. Questo nuovo malware sembra essere un prodotto di un gruppo di hacker nordcoreano chiamato Lazarus APT. Il virus infetterebbe il computer tramite l'installazione di un programma per trading e arbitraggio di criptovalute che si chiama Union Crypto Trader, ovviamente .dmg perché è l'estensione per l'installazione dei programmi in Apple. Nel caso in cui quindi abbiate già installato questo software, state molto attenti e installate un buon antivirus, perché questo tipo di malware fileless, quindi senza file, sono molto difficili da scovare e secondo alcune ricerche su una settantina di antivirus disponibili per Mac, solo 18/20 riuscirebbero a rimuoverlo e ad individuarlo. Nel caso in cui ovviamente invece non avete installato questo programma, guardatevi bene nel farlo e attenzione per il futuro. Passiamo ora invece a parlare di Bitmain, il colosso produttore di hardware per il mining di criptovalute che, visti sfumati i progetti per la realizzazione di un IPO, ora ripiega su una nuova strategia per reinvogliare il settore. E questa nuova strategia ricade sulla possibilità per tutti i clienti che acquistano una grossa fornitura di hardware per il mining dell'emissione di opzioni put nei confronti del prezzo di Bitcoin. Insomma, Bitmain proporrà direttamente una strategia di hedging per proteggere le mining farm.
La strategia di hedging praticamente funziona che Bitmain permette di mettere queste opzioni put, quindi i miners, i possessori della mining farm, guadagneranno da queste opzioni se il prezzo di Bitcoin dovesse scendere. A differenza invece se il prezzo di Bitcoin dovesse salire, guadagneranno dall'attività di mining. Pareggiando le due cose, si esporranno minormente ai problemi di volatilità. Passiamo ora invece a parlare di Ticketmaster, il famoso sito web che vende biglietti per concerti ed eventi. Stando alle dichiarazioni del vicepresidente, hanno intenzione di spostare la vendita di questi biglietti su blockchain tramite l'emissione per l'appunto di smart contract. Così facendo automatizzerebbero tutte le clausole relative appunto alla vendita di questi biglietti all'interno degli smart contract, come ad esempio i rimborsi, oppure come nel caso precedente già avvenuto dei Pearl Jam, potrebbero evitare i fenomeni di bagarinaggio oppure di rivendita a prezzi aumentati dei biglietti per i concerti. Parliamo quindi ora di IDEG, una società patrimoniale con sede a Hong Kong che ha lanciato due nuovi fondi riguardanti il settore delle criptovalute, l'Asia Bitcoin Trust e l'Atlas Mining Trust. Entrambi hanno la soluzione di custodia istituzionale fornita da Coinbase Custody e un'altra società asiatica che farà invece da fiduciaria. Lo scopo della società è quindi quello di mettere a disposizione degli investitori istituzionali degli strumenti per allocare parte dei loro capitali anche nel settore delle criptovalute, e ci tengono a precisare che la gestione di questi due fondi, a differenza di quelle proposte da Grayscale, è attiva e non passiva, quindi loro applicheranno delle strategie per cercare di rendere sempre maggiori i profitti degli investimenti. E in conclusione, come annunciato, facciamo un rapido cenno alla vicenda Matic e Binance. Per chi non sapesse cosa è successo, sostanzialmente Matic è una IEO proposta su Binance, il cui prezzo nella nottata è sceso di circa il 70%. Secondo i primi rapporti, secondo le prime analisi, sembrerebbe che tutto sia forse scaturito da un tweet che ha generato un po' di panico. Secondo invece Binance, sembrerebbe che probabilmente qualche investitore grosso, diciamo qualche balena nel gergo tecnico, abbia iniziato a vendere e quindi abbia innescato un panic sell. Al momento non è ancora sinceramente chiara la situazione, comunque fatto sta che il prezzo è sceso tantissimo, ora un pochettino si è ripreso, ma sicuramente ha fatto un pochettino scalpore, anche perché doveva forse essere l'IEO meglio riuscita di Binance. Detto ciò, comunque, io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima.